E ciao a tutti ragazzi, io sono Falcos Game9 e oggi ragazzi siamo ritornati su una nuova guida di Dagobah Xenoverse 2. Oggi ragazzi voglio farvi vedere su come ottenere la suprema più figa di tutti, raga. Vi farò vedere come avere la Kamehameha teletrasporto di Goku, la mossa in cui utilizza di solito Goku Super Saiyan Blue. Allora ragazzi, per ottenere la Kamehameha teletrasporto di Goku, io vi farò vedere anche come ottenere gli abiti con il simbolo di Whis. Io ce l'ho già ragazzi. Allora raga, prima che andiamo avanti, lasciate un bel fottuto like se volete un prossimo video. È passato raga da troppo tempo quando c'è stata questa quarantena, ma ora sono ritornato. La missione parallela ragazzi che andremo a fare sarà Eterno Rivale, che dobbiamo battere ragazzi Goku Super Saiyan Blue e Vegeta Super Saiyan Blue. Quindi ragazzi vi consiglio una cosa, di fare molta attenzione che questa missione è molto difficile. Quindi portiamo il mio personaggio e con me mi porto anche il dio della distruzione Virus e Whis. Potevo pure scegliermi un altro personaggio di meglio, o meglio degli altri personaggi di meglio, ma va bene lo stesso. Allora ragazzi, per ottenere la Kamehameha teletrasporto di Goku vi consiglio ragazzi una cosa. Prima dobbiamo battere raga questi nemici un po' difficilotti. Allora vi consiglio ragazzi di battere prima Goku. Allora un pochino Goku e Jetta sono molto difficili. Allora, ma adesso Goku ha attivato il Kaioken. Ma vi consiglio ragazzi una cosa. Prima battete Vegeta. Vegeta un pochino rompicoglioni proprio. Ma vi faccio pure vedere raga che a me mi ha teletrasporto. Vedete, il mio personaggio si è teletrasportato. Andiamo in atti coppia, Vegeta e va giù. Ok, Goku e Jetta sono entrambi sconfitti. Una volta che avete sconfitto Goku e Jetta, loro passano a mano a trasformazione. Ma Vegeta si trasforma in Super Saiyan. E ma adesso Goku si trasformerà in Super Saiyan. Io ma vado con i Super Saiyan di secondo livello. Ok, mo Goku si è alzato. E raga, fate attenzione a Goku, che Goku è un rompiscatole. Allora, facciamo la cam... Ok, io vorrei sapere come ho fatto a fargli ossare mia break con la mia... Beh... con la mia Kamehameha per 10. Che colpo di fortuna, tra l'altro, raga. Ok, Goku è riuscito a fare l'esplosione dello spirito, che ce l'ho pure io. Allora, guardate, ci facciamo fuori questo Goku. Grazie, Goku. Dovete raga fare molta attenzione a Goku e Jetta. Loro due sono dei battle sticker per debba cacicuro. Anche un lama. Intanto mo formo una Kamehameha di bag. Allora, visto che loro due mo sono morti, una volta che loro due saranno sconfitti, loro si andranno a fondere e arriverà Gogeta. Allora, mo li faccio la Super Kamehameha Gogeta. Ma non mi ero trasformato Super Saiyan secondo livello. Ora mo va meglio. E bravo Virus. Poi li fate una Kamehameha teletrasporto a Gogeta. Una volta che loro due saranno separati dalla fusione, loro arriveranno. Goku si trasformerà in Super Saiyan di terzo livello e Vegeta diventa Vegeta Machine. Allora ragazzi, io vi consiglio di sconfiggere prima Vegeta Machine, perché Vegeta Machine è un pochino garoppi coglioni proprio, una maniera assurda che di sicuro avete visto. Forse raga ho fatto un piccolo errore, dovevo farli prima non sta mia break, ma non fa niente, a volte succede. Vi consiglio ragazzi comunque di fare molta attenzione che Goku e Jetta loro quando scherzano non ci vanno mai pesate. Ima no,
Poi ragazzi, vi così ho fatto questa mia break e poi spammateli la una super camera. Tanto vedete, Vegeta sarà stato sconfitto, si trasformerà in Super Saiyan di 4 livello. Io ragazzi vi do un atto così, io sconfiggete prima Vegeta perché è un galo un piccoglioni. A volte questo interrompe pure, mentre vi caricate, ho fatto. E consiglio stesso raga di fare molta attenzione, tanto faccio una camera e mi teletrasporto. Vedete ragazzi, la super camemella, cambia mia teta spotto, hanno gli ottimi stessi danni. Faccio vedere pure ragazzi come mi sono messo una nuova mossa, ovvero è quello di Goku Super Saiyan 4, la camemella per 10, che però è adatto bene a segno. E lo facciamo fuori. Allora, ma Goku gli facciamo un'altra super camera. Sì, prima gli avevo buttato una super camera. Ma lo scotto, raga, si fa più il testo. Il mio personaggio Super Saiyan 3 contro Goku Super Saiyan 3. Come ragazzi, spammate più super che potete. Guardate per quanto non abbiamo fatto. Ok, ma adesso Goku si è alzato spammandosi il Super Saiyan di 4 livello. Le trasformazioni che si trasformano sono molto più forti prima, ma se voi siete molto più forti, se siete di livello alto, potete riuscire a battere. Marona mi ha pigliato con la Kamehameha per 10 Goku. E mo adesso gli ripago il favore a Goku, che si è pure riuscito a pararsi. Ma vorrei capire perché non mi funzionava il tasto con la vita di schivato. Mannaggia. Mamma mia, questa è la pesa forte. Voi ragazzi fate molta attenzione. Se Goku vi fa lo stamina break, mette fate una super canana teta spotto. Ok, ma che avete sconfitto Goku e Vegeta, c'è la conclusione suprema. Cambia la musica e arriva Gogeta Super Saiyan 4. Spammate ragazzi più supreme che potete, avete mancato a Miracle. A volte i vostri alleati vi interrompono. Ma succede, mannaggia che pessima mira che ho fatto. A volte non riuscite a farti bene. Intanto per sicurezza mi metto un attimino una capsula per non morire. Vedete, a volte la super camera e la camera te trasporta. A volte non vanno a segno. Però se fate una giusta di boh, è un ottimo stamina break. Le vostre supreme danno a segno, tipo come a Kamehameha per 10. Dato che ho fatto pure uno stamina break a Gogeta, mo li spammo una super Kamehameha. E questa perché cacchio è successo. Intanto sono finito sotto una buca, va bene. Mi raccomando raga, vi consiglio sempre di portarvi i vostri compagni di squadra. Se siete Saiyan o Cradifise o quello che sia, vi aiuteranno a svolgere queste missioni molto difficili. Ok, era quasi morto. Ok, ma adesso arrivano Goku e Jet entrambi Super Saiyan Blu. Vi consiglio una cosa ragazzi, prima sconfiggete. Vi consiglio raga di battere prima Vegeta che è un garo un piccoglioni. E già pure un pochino Goku, o vi rompano le scatole. Non la fini Goku, per favore, io ti voglio bene. Vi stivo molto, ma non fatemi cazzare. Marona, voi due mi fate
A volte ragazzi mi rompono un pochino i coglioni come Vegeta che mi fai imbestialire questo danno. Ma perché no, non voglio i cazzami. A volte Vegeta è un grandissimo super rompicoglioni. Perché quello che è il sempre Dagobo, a volte è uno stronzone, a volte si comporta stronzo. E Goku mi fa a volte proprio incazzare, ma non perdete la calma. Vedete a volte quanto... Dove rompono le palle, no, la finisco. Dategli un calcio nel culo. Intanto sono messo pure una super corazza. Visto che loro due volte sette, quando volete fare una super e vi fanno incazzare, vi consiglio ragazzi sempre di fare molta attenzione, come mi è successo mo quando Vegeta mi ha fatto sta mia break, quando mi avete rotto la mia super Kamehameha. Ora mo li faccio Kamehameha tetta sfoto. Vi consiglio raga un'altra cosa, quando fate le supreme in questa missione metto pure l'ultima capsula che mi è rimasto, visto che quella rigenerata le ho finite. Vi consiglio ragazzi, per avere di sicuro Kamehameha tetta sfoto, fate fuori Goku. Vedete? Goku ha fatto fuori i Whis, ma adesso lo finiamo e lo concludiamo con un cazzotto. Vedete? Vi darà pure, hai ricevuto equipaggiamento. Gado Z vi darà i guatti di il simbolo di Whis e qua è pura parrucca di Super Saiyan Blue. Ma io ce li ho già tutti e ho messo le stesse mosse a mio maestro, a mio personaggio. Va bene ragazzi, io chiudo qui i video. Spero tanto che i video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale se non avete ancora fatto. Ve lo lascio qui sotto nei link e descrizioni. Premete anche la campanella delle notifiche per non perdervi altri video. Seguitevi su Instagram FacosGameOver. Condividete, commentate. Quindi ragazzi ci vediamo un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, bella, ciao ciao.